Macerata da stasera è di nuovo in testa alla classifica, pari punti con Trento. Sì, per fortuna siamo riusciti a portare via una partita importantissima e 3 punti fondamentali qui a Piacenza. Loro, Trento, ha subito una sconfitta in casa di Modena, che hanno fatto una grande partita. Abbiamo anche visto un pezzo di partita, gufavamo, posso dirlo, però va bene così. Adesso si riapre un bel campionato, li abbiamo ripresi e quindi diventa ancora più bello questo campionato. Cosa è successo nel primo set? Qualcosa non aveva ingranato? Sì, eravamo un po' addormentati, diciamo così, non ci girava la battuta, ci nervosivamo un po' troppo perché abbiamo fatto tanti errori in battuta senza metterli in difficoltà, quindi non abbiamo sfruttato poi un paio di contrattacchi sul finale di set, ed è lì che perdi un set, però è stata molto bella invece la reazione da partire dal secondo set. L'MVP ne stai prendendo parecchi ultimamente, giocare un posto ti piace di più o preferisci il posto 4? No, mi diverto in questo gruppo, dove mi metti sto, quindi non posso dire altro, mi diverto e finché spero di poter rivincere un altro trofeo, visto che ci è sfuggita la Coppa Italia, ancora un po' mi brucia, però aspettiamo perché ci stiamo divertendo e ce la stiamo godendo fino alla fine. Nuovo taglio di capelli, nuovo colore, ormai sei diventato uno specialista. Ma il colore è quello vecchio, diciamo così, il colore è quello vecchio, quindi lo sfrutto ancora per un po' di tempo. Ormai sui lati cominciavano a essere improponibili i miei capelli. Ho deciso di fare un taglio del genere anche perché andiamo in Polonia e giocheremo contro un centrale Nowakowski della Polonia che in estate mi faceva un po' le battute sulla mia cresta, in giro con i polacchi, battute simpatiche, niente di... Non ce l'ho con lui, però è anche un po' per quel motivo lì che ho fatto questa cresta. Ultima cosa, ma ti fai il colore di questi capelli perché ormai hai trovato moglie e quindi non sei più sul mercato? No, ho trovato moglie e sono invecchiato tutto di un botto, tutto insieme, quindi il prossimo step sarà che mi cadono e mi vedrete con la rasata a Lagasi.